Sì, mi piace, però non mi interessa più. Ma almeno te la sei fatta. Sì, me lo sono fatta addosso quando ho visto il fratello. E com'era? Una montagna. A me invece piacciono magre. Sì, magre. Bionde e senza... Ma non lei, il fratello. Ah, e lei com'è? Ah no, lei. Lei è proprio come piacciono a me. Magra, bionda e senza... E senza? Senza... Ce l'hai una sigaretta? Cosa? Una sigaretta, ho voglia di fare un tiro. Ma sei scemo, vuoi farti fucilare sul posto? Secondo te quanto esplosivo ci sarà qua dentro? Abbastanza per far saltare in aria, noi è tutto il... Hai visto il sergente? Che faccia! Hai visto come ti guardava? Mi ricorda mio padre, tale quale a lui. Ha sempre avuto la mania della disciplina. Figurati, a volte pretendeva che chiedessi il permesso pure per andare al cesso. Invece il mio se n'è andato che avevo 9 anni. E non è più tornato? No. Ora mia madre vive con uno strano tipo. Io appena ho i soldi piglio e scappo via. Senti, ma se tu avessi un casino di soldi, cosa faresti? Tutto. No, dico, per farti i soldi cosa faresti? Tutto. Ti faresti anche... Tutto. Bravo, mi piace. Tu sei uno che ha le idee chiare. Ho anche sonno. Che cavolo stai facendo? Niente. Mi manca il respiro. Mi manca il fiato. Non sopporto di stare al chiuso. È una malattia, sai. Cosa? Quando ti manca il fiato in ascensore o in un altro spazio piccolo. Beh, ecco, una malattia. E come si chiama? Non lo so come si chiama. Però mi succede solo quando mi trovo al chiuso. All'improvviso mi manca il fiato, come adesso. Ti sembra di soffocare. Capisci quello che voglio dire? Tipo una bronchite? Tipo sì. Ah, ho capito qual è. Ecco, bravo, quella lì. Cos'era? Sembrava un tuono. Luca. Ehi, Luca. Che fai, dormi? Non lo so, perché? Mi è parso di sentire... Perché parli piano? Non parlo piano. Giovanni, lo senti anche tu? Sì, ma cos'è? Non lo so. C'è qualcuno là fuori? È una bambina. Una bambina? Sì, una bambina. Spostati, fammi vedere. Guarda. Oh, ma sta piangendo. È vero, sta piangendo. Avrà bisogno di aiuto. Oddio, e adesso che facciamo? Facciamola entrare. Ma non possiamo, conosci le regole, no? Sì, ma... Se ci scoprono ci mandano dritti in galera. Ma è una bambina, sono le 4 del mattino. Ma come ci è arrivata fino a qua? Avrà freddo, starà male. Chissà che le è successo. Io la faccio entrare. Aspetta, e se fosse un trucco per farci aprire la porta? Dici. Sei sola?
Non risponde. Per forza non risponde, da qui non può sentirti. Io la faccio entrare. Sei pronto? Apro. Ti sei persa. Come ti chiami? I tuoi genitori dove sono? Eh? Sei scappata da casa? Ha sete. Ho sentito. Vado a prendere un po' d'acqua. Ma non possiamo muoverci, è proibito. Era proibito anche farla entrare. Sì. Vado a prendere un po' d'acqua. Sì. Giovanni! Che c'è? L'ispezione sta tornando. Se n'è andata. Sì, ma come avrà fatto? Non lo so. Sì, ma dove sarà finita? Speriamo che non vada a sbattere nel sergente. Non dovevi aprire la porta. Io? Ma guarda che la porta l'hai aperta tu, sai? L'ho aperta io che... E parla piano! Guarda che io sto parlando piano! Senti, c'è solo una cosa da fare. Cosa? Non farne parola con nessuno, nemmeno con i nostri compagni. Ma se quella si fa vedere? Quella noi non l'abbiamo vista, non sappiamo chi sia. Noi non abbiamo aperto nessuna porta, d'accordo? D'accordo, d'accordo. D'accordo. Io non voglio finire dentro. Neanch'io. Cosa darei per una birra? E la nonna? E zio Piero? E Paolino? Ma lascia la prendere. Mamma, come stai? Più di 20 anni che beve, povera Lucia. È convinta che sia colpa sua. C'è rimorso e beve. E la figlia è morta di sete. Ma là dentro. Là dentro. Dove ci fate la guardia voi? Chi è che è morta di sete? È morta più di 20 anni fa e da allora si è messa a bere. Per via del rimorso. Ma chi è morta? La bambina, la figlia di Lucia. E com'è successo? Lucia lavorava nelle cucine. Allora non c'erano gli esplosivi in quel deposito, ma le scorte alimentari. E Lucia ci andava spesso. Ma quel giorno la bambina la seguì. Lei non se ne accorse e quando uscì la chiuse dentro. La cercarono dappertutto. La cercarono anche in quel deposito. Ma con tutti quei corridoi e tutto quel buio, non l'hanno vista. E poi, nessuno pensava fosse lì. Parlavano di un maniaco. Trovata per caso, dopo 15 giorni, dentro un vecchio frigorifero rotto. Si era rannicchiata lì con la sua bambola. Aveva anche cercato di aprire delle scatolette. Ma il medico disse che era morta di sete
E Nicola? E la Silvana? Il suo cane? Ma lascialo perdere quello, mamma. E se ritorna? Chi? Lo sai benissimo chi. Dai, non essere ridicolo. Non crederai mica alle parole di quell'ubriaco. Te la fai sotto, eh? E piantala di fare il fesso. Quanto manca? 3/4 d'ora. Oh, ancora 27 giorni. E poi, via. La grande fuga. Io non ce la faccio più. A quest'ora i miei amici saranno ancora al bar, sulla piazza del paese. Dov'è che stai tu? Vuoi dire dove abito? In un paese dove non succede mai un capo. Che ti prende? Non hai sentito? Cosa? C'è qualcuno là dietro. Io non sento niente. Sarà il temporale. O l'ispezione. Ma sei appena passata. Lo senti? No. Sì. Fammi fare un tiro. Si sentirà l'odore? Ma figurati. Non aprire, Giovanni. Non aprire. Cosa vuoi? Ho sete.
Io ti chiedo una cosa. Tu però mi devi rispondere. Tu. Tu sei morta, vero? No! Che sta succedendo? È un abbassamento di luce. Succede a volte. Ah. Forse è un temporale. Ce l'hai una sigaretta? Sei scemo. Se ti scoprono ti sbattono in galera a vita. Sembra che alcuni anni fa due coglioni siano saltati in aria con tutta la baracca per aver fatto un tiro. Cazzate. E tu ci credi? No. No. Ma perché? Adesso no. E quando allora? Quando torni. Quando torno? Sì, quando torni. Com'è il tuo tipo di donna? A me piacciono magre. Sì, magre. Bionde. E senza... E senza?